We have a dream. Allora, la storia di Trieste è stata sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto la compostezza dei manifestanti. C'è una ragazza che è a Trieste, una ragazza che ho già incontrato, ho già intervistato 3 volte. Eccola qua, Linda Corrias. Eccoci. Ciao Linda. Ciao a tutti. Ciao. Allora Linda, ti vedo, sei in Piazza dell'Unità d'Italia di Trieste. Esatto, vi faccio vedere un po' di piazza. Senti Linda, perché tu sei a Trieste? Tu sei avvocato, sei del Comicost, perché sei a Trieste? Allora, sono a Trieste perché è il posto dove bisogna esserci, dove bisogna essere presenti, perché Trieste adesso è una città sotto attacco perché ha provato a dire no, e quindi la reazione è stata pressoché inesorabile. I fatti violenti di lunedì mattina hanno imposto una presenza incessante e costante, e quindi io sono qua, nonostante ormai siano tanti giorni che non torno a casa, ma ritengo che sia il posto dove bisogna essere, ancor di più come avvocati, ancor di più come persone impegnate in questa affermazione dei diritti. Ascolta Linda, quali diritti sono stati calpestati a Trieste, visto che sei avvocato? Tutti. Sono stati calpestati i diritti umani, sono state violate persone inermi, donne, bambini, territori sovranazionali con libertà particolari. Diritto di sciopero, diritto di affermazione delle proprie libertà di scelta. Tutti, tanti, troppi. Non so più come elencarli, perché ormai è da troppi mesi, anni, che vediamo e assistiamo inermi a dei soprusi. E l'unica volta, diciamo, che c'è stata una affermazione con una possibilità anche di apertura maggiore, ecco la reazione, una reazione vergognosa, vergognosa. Già denunciata. Io ritengo che sia veramente sconcertante. So che avete tutti visto i video, quindi non vi dico nulla di nuovo e sapete a cosa mi sto riferendo. Sì, la cosa più diciamo drammatica è stata quella di vedere dei manifestanti con le mani alzate, seduti per terra, che venivano innaffiati di ogni tipo di idranti, di ogni cosa. Donne in gravidanza, anziani, con le mani alzate, inermi, chi pregava, chi meditava, chi spiegava che era lì semplicemente per esercitare il proprio diritto di dissenso. Nessuna violenza, ve lo posso garantire, e tanti infiltrati, questi anche in queste serate nelle piazze. Infiltrati che cercano di spingere la gente alla violenza per avere una scusa. Assolutamente sì. Ma secondo te perché è stata fatta questa violenza assurda? Per dare una lezione. Per spiegare che nella giungla vige sempre la legge del più forte. Adesso com'è la situazione? Cioè il porto è aperto? Sono riusciti ad aprire il porto? Sono riusciti ad aprire il porto, non è un porto che sta lavorando a pieno regime, nonostante vogliano far credere questo, perché comunque ovviamente è già il fatto che manchino i lavoratori una prova del fatto che non può lavorare a pieno regime, però è stato aperto con una violenza inaudita. E adesso i manifestanti si dividono tra alcuni punti del porto in determinate ore e prevalentemente nella piazza dell'Unità d'Italia, dove mi trovo in questo momento. Tutti mi stanno dicendo vai a Trieste. Perché ci sta arrivando tanta gente a Trieste? Ma arriva tanta gente? Arriva tantissima gente da tutta Italia. È una dimostrazione di solidarietà, di compartecipazione e anche, diciamo, di uno stringersi insieme. Non ti sento più, Linda. Eccoti qua. Allora, dicevo, questo però è molto importante che tutte le piazze vengano, diciamo, presidiate e che siano manifestazioni di questa solidarietà. Io quello che dico è che, in effetti, ognuno deve fare ciò che può
per esprimere la propria solidarietà, anche perché non è un gioco, non è un gioco e non è un gioco che finisce presto, ovvero il sabato 23 è previsto l'incontro con i ministri e speriamo che sia tale e che non sia un incontro col vicino di casa, col sindaco o con un sostituto qualsiasi, perché non avrebbe senso. Ma noi non pensiamo che sabato necessariamente ci siano chissà quali mirabilanti risvolti, ma noi dobbiamo chiarire a tutti i nostri connazionali che non ci si deve arrendere e che per la resa o per la vittoria ancora non è prevista una data di scadenza. Perciò le risorse, la formazione, la volontà e anche il fatto di spostarsi qui per solidarietà vanno calibrati e ponderati. Venire a Trieste non è un gioco, è offrire il proprio contributo. Io non sono qua per dire semplicemente che vivo la piazza, io sono qui per offrire il mio sostegno come legale, insieme appunto agli altri colleghi che si sono resi disponibili, ma che hanno anche la tempra per potersi rendere disponibili in un momento così delicato e così complesso, dove lo Stato di diritto è così tanto compromesso e quindi serve strategia, determinazione e competenza, ma anche tanta calma e ponderatezza. Quindi Red, tu quando ti sentirai verrai qui, perché l'importante è dare un contributo in questo momento storico e ritengo che il tuo contributo sia elevatissimo, a prescindere da dove fisicamente ti trovi. Ti ringrazio Linda. Allora, adesso io ho anche Nino Corrias, che è il, diciamo, quello che... Perché ridi, Linda? Perché è diventato Nino Corrias. Ah no, sì, scusa. Nino Abbiamo Morigia. Linda Corrias con gli avvocati del comico, sei Morigia per lo studio Corrias, è È fantastico. fantastico, vabbè, ok. È che Nino adesso è frizzato, quindi lo devo mettere giù per farlo rientrare perché è rimasto così con la faccia così. Allora, Nino in questo momento si trova a Genova, poi lui verrà. Allora, spieghiamo un po', racconto un po', cosa state facendo voi avvocati? Voi state lavorando gratis praticamente. Linda? Mi senti? È saltata Linda, però entra dentro Nino. Eccolo qua. Ciao Nino. Eccolo, ciao Red, scusate ma temo che ci sia un brutto segnale. Sì, senti, non fumare quella schifezza lì. Allora, allora, sto dicendo, eccovi qua tutti e due insieme. Nino Morigia e Linda Corias. Eccola. Allora, voi siete, tu Nino hai creato il Comicost, giusto? Sì, Che cos'è giusto. il Comicost? È una banda di comici, è una compagnia teatrale che gira per l'Italia a sparare cazzate. Vuoi dire le cose seriamente, Nino? Eh? Anche No, non stasera sono comici, sono seriamente, dai. funamboli. Esatto, è la stessa, più o meno la stessa cosa. No, sto dicendo che voi siete avvocati che state lavorando anche gratuitamente, voi non siete pagati adesso. No, non è vero. Rifiuto Cioè? no, rifiuto questa marchiatura perché non è così. Io lavoro a futura memoria, quindi lavoro per il Comicost mi pagherà, recuperiamo le spese, però siamo una macchina organizzata, con tanti avvocati e non è vero che si lavora gratis. Si lavora, diciamo che facciamo volontariato perché applichiamo il minimo tariffario, facciamo un prezzo politico, ma rientriamo comunque nei parametri della deontologia professionale. Noi Certo. prima di tutto siamo avvocati e come tali dobbiamo rispettare le regole, non possiamo fare concorrenza sleale, non sarebbe giusto, non possiamo fare accaparramento di clientela perché non sarebbe giusto. E quindi diciamo che il mio fatturato si è ridotto a un quarto rispetto a quello che facevo prima di diventare presidente del Comicost. Però prima o poi recupererò. Senti, voi avete consigliato
una manifestazione pacifica e le persone non hanno reagito grazie anche ai vostri consigli, è vero? Non ho capito, scusa, perché qui mi continuano a interrompere. Dimmi. Assolutamente a sì, Red. C'è una banda di disturbatori qui intorno a me. Assolutamente sì, dici Linda. Assolutamente sì, nel senso che le nostre forme di protesta, di affermazione dei diritti o di dissenso rispetto al regime sono sempre, sempre canalizzate su una base di protesta gandhiana, su una base di una protesta lucida e tesa sempre alla non violenza. Noi non vogliamo in alcun modo aiutare chi ci segue a cadere nei tranelli del regime. Noi vogliamo che affermino i diritti e che li facciamo raggiungere alla loro naturale espansione. Quindi sempre protesta non violenta, partecipazione attiva alla vita sociale, alla vita politica. Allora, esatto, noi abbiamo due linee, se posso completare quello che ha detto Linda. Da una parte abbiamo un impegno operativo che è da avvocati e che ci vede promuovere azioni legali in continuazione, perché vogliamo chiamare la magistratura a dare risposte, vogliamo notificare e mettere nero su bianco tutte le nostre rivendicazioni come avvocati, seguendo il disposto dell'articolo 1, secondo comma del codice deontologico, che nell'esercizio delle nostre funzioni noi dobbiamo difendere i cittadini e i diritti costituzionali. Quindi questo è un dovere. E questa è la prima schifezza dei nostri colleghi che invece fanno finta di niente. Questa è la prima parte della storiella. E poi la seconda, che noi siamo impegnati umanamente, perché abbiamo tutti un vissuto patriottico, abbiamo una storia patriottica, e è quella che ci dà l'energia per portare avanti questa battaglia veramente difficile. Ma è anche una battaglia abbastanza impari. Tu, ad esempio, Linda, hai vinto insieme all'avvocato Scifo una causa contro lo Stato che il Tribunale ha dichiarato illegittimi le mascherine per i bambini sotto ai 12 anni. Però, pur vincendo questa causa, e quindi i genitori adesso possono fare anche causa per chiedere i danni allo Stato, lo Stato ha rimesso di nuovo le mascherine sotto i 12 anni. Non gliene frega niente di tutta la legalità. Assolutamente, è grottesco, anche perché le dichiarazioni di legittimità sono state addirittura due in primo grado e due affermazioni analoghe al Consiglio di Stato. Quindi sono state più pronunce, di cui l'ultima abbiamo chiesto appunto che venisse fatta una pronuncia completa ai fini del risarcimento del danno. È una beffa che lo Stato affermi di non aver fatto una valutazione di rischio in anticipo sui danni possibili e neanche sui benefici arrecati dalla mascherina, e allo stesso modo perseveri a tutto tondo. Questo ci dà la dimensione di quello che, del periodo che stiamo vivendo, dove alla fine noi abbiamo armi spuntate, abbiamo comunque una legiferazione in urgenza quando è palese agli occhi di tutti che non ci troviamo in una situazione di emergenza, dove si discute se entrare con un Green Pass o meno in ristorante, ma di fatto i ristoranti sono affollati, gli hotel, le zone vacanza e quant'altro. Quando mai si è vista un'emergenza vissuta in tal senso? Dov'è l'emergenza che giustifica una legiferazione in regime di emergenza? Abbiamo termini di impugnazione brevi per i quali noi ci dobbiamo scapicollare, e concludiamo, ultimo appunto fra tutti, è stato anche un ricorso al TAR proprio condiviso con Nino e altri colleghi, dove alla fine poi il successivo provvedimento, sempre a mezzo decreto legge, bypassa quella che è la ratio stessa di un'impugnazione precedente. Quindi significa che ti cambiano le regole del gioco e le forme del labirinto mentre lo stai percorrendo. Questo è ovvio che è una guerra assolutamente impari, ma posso garantire un fatto, e questo lo dobbiamo a chi ci ascolta e a chi crede in noi, che nonostante non siamo dei comici, ma siamo veramente dei funamboli e degli equilibristi che giocano nel rischio e non giocano d'azzardo, ma devono partecipare a questo duro, duro percorso, a questa durissima partita. Pronto? Non ti sento, Linda. Abbiamo perso Linda, ci sono io che va avanti.
Sì, è una lotta impari. Cioè, io e lei ormai siamo intercambiabili in questa lotta, ci sostituiamo e ci aiutiamo a vicenda. È una lotta impari per i motivi che stava dicendo Linda, perché hanno tutti i mezzi possibili immaginabili e poi partono con un progetto già prestabilito che prevede anche le reazioni. Sono sempre avanti a noi almeno un paio di mosse. In più, se vogliamo metterla in termini calcistici, è come giocare 11 contro 7 con i quattro arbitri contro. Ciò nonostante, l'esito della partita è bilanciato al 50% fino all'ultimo secondo. Non si sa esattamente come finirà. Perché? Perché noi abbiamo questo fenomeno di crescita continua, di questa massa che sta aumentando sempre di più e che è quella che li indurrà prima o poi ad abbandonare il colpo. Io ho sentore che il governo, a fronte di queste iniziative, di queste reazioni, farà qualche passettino indietro. Ovviamente è una finta, perché ormai li conosciamo come fanno. Indietreggiano un passo e poi ne fanno altri tre subito, oppure ci portano il focus su un determinato argomento e nel frattempo fanno passare altre norme, altre leggi. Se pensiamo al DL che è prossimo, 733, così non so che cavolo sia sta roba, sull'ordine pubblico, cioè praticamente a noi daranno dei fascisti e probabilmente ci denunceranno e cominceranno a venire ad arrestarci perché noi saremo dei sobillatori che praticano l'apologia di reato fascista, il che è semplicemente ridicolo, ma io credo che anche Linda sia d'accordo con me, come tutti gli altri colleghi nostri. Benvengano queste denunce, benvengano i rinvii a giudizio per andare a discutere nei tribunali. Ma perché, Assolutamente d'accordo. a È così voi dei alla fine. sobillatori? Perché dei sobillatori a voi? Siete avvocati. Nella Vabbè, misura un in cui avvocato. suggerisco. Dimmi, Linda. Vai, Linda, vai, vai. Allora, nella misura in cui comunque noi induciamo consapevolezza, suggeriamo dei percorsi e in un certo qual modo davanti a una delegittimazione totale di tutti i diritti umani e costituzionali, parliamo di disobbedienza, seppur gandhiana, è ovvio che in un attimo possono ulteriormente cambiare le regole del gioco. Abbiamo detto che le cambiano mentre noi facciamo il percorso e quindi è un attimo che ciò che noi stiamo facendo con la massima responsabilità e coscienza venga strumentalizzato e divenga comunque una ipotetica accusa di una fattispecie di reato. Il confine è sempre troppo labile ormai, è sempre stato abbastanza borderline il confine tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto per noi avvocati abituati comunque a comprendere e interpretare le norme, ma adesso la strumentalizzazione è talmente evidente che solo chi osa può perseverare con la schiena dritta e lo sguardo proteso all'obiettivo in questo percorso, altrimenti è ovvio. La paura, il pressing psicologico è costante anche nei nostri confronti e qualcuno cede, ma non è il nostro caso. Allora, No, assolutamente. io volevo. Allora, tu, Nino, sei a Genova, giusto? No, io sono a Asti in questo momento. Ah, ma sei stato a Genova? Perché non si sa mai dove siete. Sì, Com'è? beh, infatti non lo diciamo perché per questioni di sicurezza è meglio che non diciamo mai dove siamo. Allora, tu sei, vabbè, non si sa dove sono, però sei stato a Genova. Ecco, com'è la Sì, ero a situazione? Genova oggi. Beh, Com'è la situazione a Genova? la situazione a Genova è tranquilla, nel senso che i portuali hanno bloccato il porto, ma diciamolo serenamente e tranquillamente, non l'hanno bloccato completamente. L'hanno rallentato e diciamo che dai comportamenti delle parti ne è uscito un compromesso di fatto per il quale è consentito ai manifestanti di manifestare e ai portuali di rivendicare attraverso la loro presa di posizione i loro diritti, che sono poi i nostri, ma nello stesso tempo però il porto parzialmente è funzionante. Se avessero insistito per il blocco totale, avremmo visto le stesse scene di Trieste. E in un contesto come questo c'è chi dice:
venite qui in 200.000 che blocchiamo tutto e poi che vengano con gli idranti. Però secondo me questo è un cadere nella provocazione. La linea che diceva Linda e che è condivisibile credo da tutti noi è quella gandhiana, cioè è la presenza, è il sit-in che li uccide, perché loro c'è una cosa che loro non possono, come dire, battere o superare, è la nostra serenità nello stare di fronte alla loro oppressione e di non riuscire a causarci la paura di cui loro si nutrono. Noi non gli diamo nutrimento. Allora, io volevo far vedere non un'immagine brutta, un'immagine molto bella di poliziotti che a Genova hanno portato focacce e paste ai manifestanti dicendo di tenere duro. Credo sia un'immagine molto bella, quindi ve la faccio vedere. Grazie, parlo, grazie. Con la bandiera, alzala voi. Con la bandiera non mi rompono grazie. Le palle. Dai, adesso messa la bandiera. Ah, grazie. Con la bandiera, ragazzi. Grazie, ragazzi, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Allora, la polizia è venuta a portarci la focaccia e i dolci e ci ha detto tenete duro. Ragazzi, non ho parole, ho le lacrime agli occhi. Sono belle immagini, no? Sì, sono belle immagini e chi le ha prodotte queste immagini, chi le ha causate queste immagini, sono due rappresentanti di due, tra virgolette, fazioni che la pensano nello stesso modo. Perché quei poliziotti non sono gli stessi che hanno caricato a Trieste. Quei poliziotti sono dei dissidenti, fanno parte del 20-25% della polizia che sta dalla nostra parte. Quelli che erano schierati a Trieste invece erano scalmanati, perché abbiamo delle testimonianze che sono allucinanti dell'approccio irridente e oserei dire in certi casi sadico. Io ti dico la verità, la realtà delle cose. Cosa succederà adesso, questo fine settimana? A questo fine settimana siamo in manifestazione, tutti sono in manifestazione e parte delle truppe, delle varie manifestazioni delle varie città d'Italia convergeranno a Trieste. Piano piano cresciamo fino ad arrivare a 1 milione. Quando saremo 1 milione poi apriremo la partita. Linda, buonanotte. Hai qualcos'altro che vuoi dire? No, anzi sì, posso dire che sia il video che hai appena mandato che l'unione umana e di cuore verso l'obiettivo sono una ricchezza inestimabile e quindi per tutto questo noi abbiamo il dovere di portare avanti con tutto il nostro sostegno l'obiettivo. Non dico altro, per il resto è sempre una gioia condividere con voi queste salite e questi percorsi controcorrente. Grazie. Grazie Linda, grazie. Io voglio fare una domanda a Red, ma sei tu che giochi con la tastiera, col computer? No. Questo... C'è un casino di sottofondo. È Linda forse, secondo me è Linda. Adesso ti dico subito chi è. Guarda. No, la verità è Roberto Luzzo che prova a chiamare perché è arrivato a Trieste e mi vuole avvisare, mi butta giù fisso la diretta, adesso gli rispondo. Ok, ok. Ciao, ringrazio Nino Moriggia, Linda Corrias del Comicost. Uno è appena stato a Genova, poi dopo probabilmente insomma ci si ritroverà a Trieste e quindi... Buonanotte e grazie per la vostra serenità, perché la cosa più importante è la serenità di andare avanti e io continuo con la musica. Fra l'altro volevo dire che Nino Moriggia è un fantastico bassista e ha un gruppo che si chiamano Led Black e quindi lo vedremo magari. Mamma mia, non ci posso bravissimo. Credere, non ci posso bravissimo. Credere. Io l'ho ascoltato dal vivo.
Ecco. No, io non sono un grandissimo bassista e questo mi prende no, in giro. No, 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 Nino, detto Nino, da Red Ronnie, sì, Nino, ho detto grandissimo perché sei alto, non ho detto bravissimo. Ah, okay. Ho detto grandissimo perché okay, big tall man. Sì, prendetemi in giro tutti e due, belli questi, che simpatici. No, e volevo chiosare, scusate, volevo chiosare a proposito della serenità, nel senso che noi, io, Linda e tutti gli altri fratelli, te compreso, noi abbiamo già vinto questa opportunità di conoscere persone così meravigliose e di abbracciarle e di condividere con loro questa certezza interiore di essere al di sopra di queste povere schifezze che mettono in atto questi vili personaggi, noi abbiamo già vinto da questo punto di vista. E poi noi abbiamo l'eternità davanti. Loro corrono per andare non so dove, ma noi non abbiamo problemi. Fra l'altro abbiamo fatto una festa, hai organizzato Nino una festa bellissima in un luogo innominabile dove ci siamo trovati, c'era Linda, c'era l'avvocato Polacco, c'era Gianni Rivera, c'era Don Bacchi, è stata una bella festa, è stato bello stare insieme, c'era Petra Magoni che si è esibita, è stato molto bello, quindi è stato bello ritrovarsi, ecco, trovarsi e niente. Allora, buon lavoro si dice, buon lavoro, buona serenità. Grazie. E saluto Nino Morigia che non so dove sia, dice che è Asti ma probabilmente non è Asti, e saluto Linda Colias che invece è in Piazza Italia, Piazza Unità d'Italia di Trieste, la città che sta diventando simbolo di questa, non è una protesta, è una richiesta ferma di rivendicazione di dai. Libertà di scegliere, questo chiediamo. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Linda, ciao Nino. Ciao, Linda. Ciao, grande ciao. Red. Ciao, caro. Peace.